Di dottor Apocalypse sabato 19 maggio 2018 colpo di scena sui titoli di coda per il 71esimo Festival di Cannes, che ha visto l'Italia in trionfo con Dogman e Lazzaro Felice. Sul palco è infatti comparsa Asia Argento, per premiare la miglior attrice tra i film in concorso, con pugno sinistro chiuso e durissime parole d'accusa nei confronti di Harvey Weinstein, produttore premio Oscar, che 21 anni fa la stuprò, e gli uomini presenti in sala, accusati, senza mezzi termini dalla figlia del maestro del brivido. Nel 1997 sono stata stuprata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Avevo 21 anni. Questo festival era il suo territorio di caccia. Voglio fare una previsione, Harvey Weinstein non sarà mai più benvenuto qui. Vivrà in disgrazia, escluso dalla comunità che un tempo lo accoglieva e che ha nascosto i suoi crimini. E perfino stasera, seduti tra di voi, ci sono quelli che ancora devono essere ritenuti responsabili per i loro comportamenti contro le donne, che non sono accettabili in questo settore. Sapete chi siete, ma soprattutto noi sappiamo chi siete. E non vi permetteremo più di farla franca. Applausi per l'Argento, da sempre volto, amico, al festival. Tutti i suoi film da regista, escluso Scarlet Diva, sono passati sulla Croisette. Discurs trace forte trace applaudi dell'attrice Dasha Argento in cede acute but da se rimani de closure avant, l'annonce du prix d'interpretation féminine, Clapperboard Gavesla 71im. Diritti d'autore foto Getty Images tutti i diritti riservati video del canale Donna.